Benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi vi porto due notizie che riguardano Google. You can 2070. They did that. Free software. Prima di cominciare, se siete nuovi in questo canale, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video che pubblicherò. Se volete, seguitemi su Instagram, dove posto, a parte le foto del mio cane, anticipazioni sui video che porto in questo canale. Bene, iniziamo, perché le notizie di Google sono molto, molto importanti. La prima è quello che è stato definito il Google Pixel Watch. Dunque, prima di passare alla notizia di oggi, dobbiamo fare un passo indietro. L'anno scorso sono uscite delle indiscrezioni che riguardavano il fatto che Google stesse lavorando ad un progetto per uno smartwatch targato Google. Google ha la propria linea di cellulari, chiamati Pixel, da diverso tempo, tuttavia non ha mai avuto una linea di smartwatch, anche se in collaborazione con altre aziende sviluppa un sistema operativo chiamato Wear OS per dispositivi indossabili, sistema operativo basato su Android che comunque viene utilizzato dalle aziende che producono smartwatch tipo Samsung, per esempio. Di questo progetto fino ad oggi si sapeva ben poco. Il nome in codice di questo progetto è chiamato Rohan, anche se gli utenti l'hanno ribattezzato Google Pixel Watch. Su un video pubblicato da John Prosser sul canale Front Page Tech vennero mostrati alcuni fan-made render di come poteva essere il design del nuovo Pixel Watch. Come potete ben vedere, è ben visibile una corona fisica che è molto simile a un vero orologio. Ma come dicevo, queste erano delle speculazioni. Adesso, oggi, cosa è cambiato? A quanto pare, un prototipo di questo Google Pixel Watch è stato dimenticato in un ristorante negli Stati Uniti. Un anonimo l'ha preso e ha fatto delle foto che sono state pubblicate nel blog Android Central. E come potete vedere da queste foto, che sono il dispositivo reale a quanto pare, effettivamente è presenta non solo una corona fisica, ma anche due tasti anch'essi fisici. Secondo alcune indiscrezioni, il progetto Rohan è un progetto sviluppato in collaborazione con Google e Samsung. Sarà dotato degli stessi sensori del Galaxy Watch, sarà disponibile in due diverse dimensioni e saranno disponibili almeno quattro diversi colori del cinturino. Si pensa che sarà venduto in edizione limitata, quindi non ci saranno moltissimi, a un prezzo che varia dai 300 ai 400 dollari americani. E sarà dotato del sistema operativo Wear OS 3.1. Ora, l'hardware di questo smartwatch è sviluppato direttamente da Google. Inizialmente si pensava che l'hardware sarebbe stato sviluppato da Fitbit, azienda che produce dispositivi indossabili come questi, che nel gennaio 2021 è stata acquistata da Google, quindi era ragionevole pensare che l'hardware di questo dispositivo sarebbe stato sviluppato da un'azienda sussidiaria di Google. In realtà no. Ad ogni modo, per sapere di più, bisogna aspettare il mese prossimo per l'evento Google I.O. Quindi attendiamo con pazienza questo evento di Google per saperne di più della realtà dei fatti e capire quanto le indiscrezioni corrispondono alla realtà. Per rimanere in tema Google, c'è un'altra notizia che vi voglio riportare. Recentemente, il grande per la privacy francese ha multato Google per la modica cifra di 150 milioni di euro. Sono soldi! Sì. Il motivo di questa multa riguarda sempre i classici biscottini, i cookie. Praticamente in due servizi di Google, Google Search, ovvero il motore di ricerca, quello famosissimo, e YouTube, l'utente poteva accettare i cookie, ma per disattivarli era un manicomio. Il grande della privacy francese ha detto no, la facilità con cui i cookie vengono accettati devono essere rifiutati. Adesso Google ha messo questa funzionalità aggiungendo un tasto nelle loro pagine web che permette all'utente di rifiutare i cookie. Adesso disponibile su Google Search e YouTube francesi e ben presto sarà esteso negli altri stati dell'Unione Europea e non solo, sarà anche esteso nel Regno Unito e in Svizzera. Quindi aspettiamoci questa schermata al più presto. Perfetto pinguini, prima di lasciarvi vi invito a scrivere nei commenti cosa pensate dell'indiscrezione del Pixel Watch e prima di lasciarvi vi invito come al solito di non essere dei leoni marini, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina, così che da non perdervi gli altri video che pubblicherò su questo canale. In ogni caso ci vediamo venerdì con il primo video di FK Under the Hood. Di cosa parlerò? Aspettate venerdì. Benissimo, io ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!